immaginate, anzi, guardate la bellezza di queste mandrie al pascolo. Questo è l'Abruzzo, questa è Campo Imperatore. I terreni qui sono comunali, questi in particolare del comune di Paganica. Provate adesso a chiedervi come mai, all'improvviso, 3 mesi fa dei camion arrivano e scaricano su queste radure 250 mucche. Sono di diversi proprietari, pensiamo noi. Non è che ti dicono io ho scaricato, anzi noi li abbiamo addirittura affrontati e al momento dello scarico e questi hanno detto si rivolga all'avvocato Ferrande. All'amministrazione di Paganica che gestisce questo territorio nessuno ha comunicato da dove venisse. Non hanno fatto richiesta. No? Non è stata nessuna richiesta. Sono arrivati e hanno scaricato l'animale. Sulla nostra proprietà. Partite da Vieste, di chi sono, cosa sono? Non... L'anno scorso stessa storia, se n'era occupata anche stampa e televisione. Una cooperativa di Trento, con sede legale all'Aquila, subconcede il diritto di pascolo ad una società di Mantova che a sua volta lo trasferisce attraverso un centro d'assistenza agricolo di Campobasso all'ultimo anello della catena, degli allevatori di Foggia che caricano 250 bovini sui camion e li portano a Campo Imperatore. L'assegnatario di Paganica che ha questo lotto non può esercitare il suo pascolo. Non esercitando il suo pascolo, non dimostra il suo pascolo, la Comunità Europea gli bloccherà i suoi fondi. L'anno scorso c'era un allevatore che nei minimo 10 anni precedenti lui, ma ancor prima il padre, veniva qui e gli veniva assegnato questo lotto. Quest'anno quell'allevatore non ha fatto richiesta. Gli allevatori locali che sanno che su questo territorio c'è qualcuno più potente, più prepotente di lui, non ci viene. Io ritengo che questo atteggiamento abbia degli, diciamo, dei risvolti di tipo mafioso. Ogni anno a maggio i comuni mettono all'asta i terreni di uso civico. Incassata il comune l'offerta vincente, l'allevatore affittuario, dimostrando di aver pascolato bestiame, ha diritto ai finanziamenti europei previsti dalla PAC, la politica agricola comunitaria. Anche tra gli allevatori di Vittorito, 50 km più a sud di Campo Imperatore, altro bestiame, altri proprietari, stessi problemi. La produzione di quelle vacche non interessa a nessuno. Quell'animale potrebbe stare lì non per produrre beni di consumo, non per produrre carne, latte e quant'altro, ma soltanto per portare all'incasso la società che ha avuto l'affitto dei terreni. Investendo X raccolgono 10X e lui è impossibilitato a poter accedere perché il comune, avendo di fronte due soggetti che vogliono affittare il terreno, ovviamente daranno il terreno al migliore offerente. Allora, nel mio territorio, nel comune di Mastadalbe, c'erano migliaia di pecore, adesso saremo rimasti con le pecore forse 2000 animali, sì e no. C'è un abbandono. Se avessi la possibilità di trovare un altro lavoro, io lascerei perdere, perché questo significa stare qui a pietire un qualcosa che invece ad altri è dato a larghe mani. Questo è il problema. Chi fa le cose reali muore di fame, chi gioca con le carte diventa milionario nell'arco di qualche anno. Non solo gli allevatori abruzzesi non riescono a prendere in affitto i terreni nelle proprie zone, quindi, ma tra questi affittuari esterni c'è chi pascola per modo di dire. Qui dovrei vedere animali pascolare. Esatto. Andrà sempre a peggiorare, perché non ci sono più gli animali che fanno il lavoro che devono fare. Questo è l'esempio lampante di quello che è diventato il territorio abruzzese. Terra di conquista, dei titoli che non c'entrano niente con l'allevamento, che non c'entrano niente con la pastorizia, che non c'entrano niente con le montagne. La pastorizia non ha bisogno di questi imbrogli. Il
Il gioco multimilionario dei titoli, in poche parole, è questo. Ogni agricoltore o allevatore vanta un proprio valore di riferimento per incassare gli aiuti comunitari. Chi coltiva tabacco, ad esempio, ha un titolo molto alto e anche se prenderà in affitto un pascolo riceverà aiuti alti. Un allevatore che pascola, invece, ha un titolo più basso e riceverà aiuti bassi. Ecco perché anche chi non alleva bestiame è interessato ai pascoli. Anche a Lucoli, il comune abruzzese con la più grande estensione di pascoli d'Italia, la questione si ripresenta. E la cosa più sconcertante, un arrivo di intanto pecore che sono non in salute, ovvero sono pecore vecchie, sono pecore malate, c'è una grande moria. Sono un presupposto per poter comunque richiedere finanziamenti europei perché si è affittato una grossa area di pascolo. Quante pecore? Quante sono? 500 c'è. Quanto tempo lei sta qui? 5 mesi, fino a novembre. Di dov'è? Da dove viene? Dei Macedoni. Sono tanti anni che viene qui? 6 anni, da Roma. E il latte? Il latte non immuniamo adesso. Non si fa carne, non si fa lana? No, niente, solo i pascoloni. Una filiera intricata, alle volte opaca, costruita per incassare aiuti economici anche di milioni di euro. Un sistema in cui ingegneria burocratica, intermediazione, relazioni e complicità rischiano di sopraffare chi cerca di competere con le proprie forze. Questo ha messo in moto un giro di faccendieri, i quali hanno stretti contatti con il potere centrale e anche periferico, i quali riescono a condizionare la scrittura di questi regolamenti che sono adatti proprio per raggiungere quello scopo. Attualmente qui lavorano 15 persone. Questi posti di lavoro danno la possibilità di avere questo territorio vivo. La mia velleità è quella di dire io voglio lasciare una tradizione che continua. Ci sono dei diritti da 100 euro all'ettaro e dei diritti da 500 euro all'ettaro. Queste società prendono uno fallito qua del posto, fanno la società e quella società prende i pascoli che è del posto, perché un titolo di 500 euro se prendono 50.000 ettari sa quanti soldi sono. Chi si è trovato a studiare in dettaglio il mondo della pastorizia abruzzese oggi è in allarme, visto che con una ricerca universitaria avviata per conoscerne le speranze ha raccolto da quel mondo segnali chiari e inquietanti. Da quel vicino è successo che si è bruciata la stalla o ti cominciano a dire no, sai, perché qualche animale decapitato, di che stiamo parlando? Quando siamo arrivati a 900 interviste abbiamo detto qua c'è qualcosa veramente di grosso che non va, che non funziona. Noi non ci siamo mai occupati di nulla che avesse a che fare con la criminalità, figuriamoci con la criminalità organizzata di stampo mafioso. La mafia, per come l'abbiamo vista noi sul territorio, è un sistema organizzatissimo, raffinato, che prende vari livelli, si muove ormai, io penso, quasi completamente nella legalità. Queste sono persone gentili, sono persone gentili che ti offrono supporto burocratico, per esempio, per riempire delle domande. Intanto quel terreno diventa frutto di contributi per qualcun altro. Milionari che non rimangono sul territorio. Allora, il discorso è anche questo. Non cresce il settore e anzi lo desertifica. Non si può sopportare tutto questo. Anche se è legale, non si sopporta. Perché qui sta morendo tutto. Poi non pagano, poi sono scatole cinesi, quindi è una volta la sede legale qui, è una volta la sede legale lì. Però ecco, giocano con molta astuzia. Noi quello che abbiamo potuto constatare è che ci sono territori che non ci appartengono più. E proprio sulla politica agricola comunitaria,
perché c'è qualcosa che non va. E non perché la politica economica, politica agricola comunitaria sia un male che arrivano soldi per l'agricoltura, che poi ti entrano da una parte, diciamo i pascoli, e poi è un inquinamento di tutto il tessuto, tutto, tutto, economico, sociale, politico, amministrativo. Lasciamo fare, io veramente un grosso tormento. Siete mai state, diciamo, consigliate a non proseguire? Sì, sì. Sempre in maniera gentile.